questi amici erano a casetta e alle loro spalle c'era la legge di casetta. Ora io voglio, perché racconto questo episodio? Perché al di là dell'immediata considerazione che con amici così non c'è bisogno di nemici, ma lo hanno fatto con affetto, questo fatto mi dà l'occasione per non eludere un argomento. Noi sappiamo, io so, che vi sono opinioni diverse circa la scelta fatta di questo investimento, circa le dimensioni, l'importanza di questo investimento. Ebbene, qualunque sia l'opinione al riguardo, ci sono persone che pensano, soggetti, stakeholder, che pensano che sia stata una scelta giusta, altri meno, altri hanno opinioni meno radicali. Qualunque sia l'opinione legittima, io ritengo che sia comunque suffragata da motivazioni e argomentazioni valide. Va però considerato anche, pur sapendo che tra gli attuali stakeholder della Camera di Commercio probabilmente è prevalente il numero di chi pensa che, col senno di poi, avrebbe fatto altro tipo di scelte. Ma qualunque sia l'opinione, va considerato che la scelta di questo investimento è stata effettuata nel 1999, in un momento in cui non vi erano assolutamente prospettive di grave crisi economica che è intervenuta dopo il 2008, anche crisi immobiliare, e certamente in un momento in cui il drastico taglio alle entrate del sistema camerale non era assolutamente all'orizzonte, taglio che è intervenuto nel 2015 ed è qui, sotto gli occhi di tutti, nella sua ampia dotazione di spazi, di qualità, nella sua accessibilità, nella sua modernità, nella sua dotazione tecnologica. Quindi l'attuale che non può che passare attraverso l'ottimizzazione degli spazi e l'utilizzo degli spazi eccedenti rispetto alle esigenze di base dell'ente per avviare nuove iniziative innovative a supporto delle imprese, e penso a spazi di co-working e incubatori di imprese, o per locare a terzi parte di questi spazi per generare ricavi da utilizzare negli interventi economici a sostegno dell'impresa. E penso anche all'utilizzo di tutti gli spazi